Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo volo col DJI Mini 3 Pro in una location molto interessante. Ovviamente non sarà solo ripreso col drone, perché questa location ci dà anche altre sensazioni. Ci troviamo sul lago di Como, nell'Alto Lario, quindi nella parte più estrema, e in questa location c'è un giardino segreto, il giardino del Merlo. Non è un giardino curato, ma è un giardino diciamo molto naturale, e questo gli permette di avere delle caratteristiche sicuramente affascinanti. E questo giardino segreto, con anche una porta segreta all'interno di un muro di pietra, cioè veramente super affascinante, ma vedrete tutto tra poco, si trova precisamente tra Dongo e Musso. Dongo, per chi non lo sapesse, è dove è stato catturato il Duce. Quindi siamo in questa parte del lago di Como, e qui voleremo col DJI Mini 3 Pro per quanto riguarda appunto le riprese dall'alto, e poi con varie riprese a terra con Insta Go 2, appunto per farvi immergere da vicino in questo che è sicuramente un'attrazione molto interessante, a pochi chilometri da Milano, e veramente molto molto unica nel suo genere. Quindi ragazzi, detto tutto questo, se questo mio video dovesse piacervi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler anche di questa location, tantissimi spoiler erano arrivati. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma adesso, risoluzione di YouTube al massimo, mettetevi comodi e buona visione dai giardini del Merlo nell'Alto Lario. Per chi volesse venire al giardino del Merlo, il mio consiglio, una volta arrivati a Musso, è parcheggiare in uno dei due parcheggi adiacenti alla chiesetta di San Biagio. Poi, con una piccola camminata di 8-9 minuti, arriverete fino all'ingresso del giardino. E già dopo qualche gradino iniziamo a avere dei punti panoramici pazzeschi sul lago di Como. Ma adesso iniziamo a muoverci tra i sentieri di questo bellissimo giardino. E intanto continuiamo ad avere anche punti panoramici sull'Alto Lario, che è la parte del lago di Como che più adoro. Ma il girare attraverso i sentieri ha uno scopo: trovare la porta segreta. Questo giardino è stato considerato il giardino segreto più bello d'Italia. Nonostante sia ancora poco conosciuto, regala panorami e scorci sul lago di Como unici al mondo, e riproduce quello che è lo stile dei giardini liguri. Ma finalmente, quando l'hai trovata, serve l'incantesimo per aprire la porta segreta. E una volta aperta la porta, abbiamo accesso a quello che era una volta la casa del custode. E da qui abbiamo un panorama suggestivo da ogni finestra a cui ci affacciamo. Finito di visitare la casa del custode, possiamo continuare a percorrere i sentieri del giardino del Merlo attraverso cunicoli e gallerie davvero molto molto suggestivi. Ed infine possiamo salire fino alla piccola chiesetta di Santa Eufemia, dove c'è un prato per rilassarsi e scattare delle bellissime foto sul lago di Como. E dopo aver visto il giardino del Merlo da terra, adesso lo guardiamo da un altro punto di vista, e lo facciamo con il DJI Mini 3 Pro, dove andrò a montare dei filtri Freewell ND polarizzati per avere la massima resa in una location secondo me pazzesca. I'll be there when you call me. If your direction home is lost amongst the cold, I'll be there when you call me. So hum this tune and hold on tight. I'll be with you. Close your eyes and listen. Close your eyes and listen. Oh, what a beautiful sound. Changes all around. Close your eyes.
listen to the sound. Cheers.